Bentornati amici delle bombe di Vlad sul nostro canale YouTube per la nostra rubrica Il Calciomercato con LBDB, sempre in mia compagnia ma non del nostro carissimo Conte Vlad. Oggi è una giornata particolare perché in queste ultime ore ci sono state tantissime ufficialità, ufficialità che però hanno portato alla chiusura di alcune trattative. Partiamo dall'ufficialità più importante che è quella di Edin Dzeko che rimarrà alla Roma. Dzeko ha rinnovato con il club giallorosso fino al 2022, era un obiettivo concreto era appunto un obiettivo concreto dell'Inter. Addirittura la Roma aveva pensato di inserire il cartellino di Dzeko all'interno nella trattativa per Mauro Icardi, quindi abbiamo parlato di 40 milioni più il cartellino di Dzeko per Mauro Icardi, ma poi si è inserito nuovamente il Napoli e la Roma ha ufficializzato nella giornata di ieri il rinnovo di Edin Dzeko, rinnovo che in un certo senso spiazza un po' tutti perché Dzeko, come sapete, aveva manifestato anche una certa aveva manifestato un po' la volontà di voler andare all'Inter e quella soprattutto di lasciare la Roma, ma a quanto pare sono cambiate le carte in tavola. Quindi Fonseca adesso ha il suo nuovo centravanti, ha l'attaccante per il suo gioco e sarà proprio Edin Dzeko che rimarrà ancora alla Roma, almeno legato fino adesso, fino al 2022. Roma che, come sapete, ha fatto tre rinnovi veramente importanti. Dopo quello, prima Dzeko è stato praticamente l'ultimo, ci sono stati, in ordine, andando all'indietro, quello di Cengiz Under, che era un obiettivo concreto del Bayern, ma ovviamente il Bayern ha acquistato Perisic, quindi ha tirato un po' la presa per Cengiz Under e la Roma ne ha approfittato per rinnovare con il calciatore. Under che ha rinnovato fino al 2023, poi c'è stato prima il rinnovo di Zaniolo che ha rinnovato fino al 2024, di cui ve ne abbiamo parlato noi in un'esclusiva del 2 luglio. Rinnovi quindi importanti in casa Roma, rinnovi che ufficialità che in questo momento chiudono tante trattative. Quella di Zaniolo ha chiuso praticamente la trattativa alla Juventus, quella di Under ha chiuso la trattativa al Bayern Monaco e quella di Dzeko ha chiuso la trattativa all'Inter. L'Inter quindi in questo momento, se dovesse appunto vendere Mauro Icardi, dovrà puntare su un altro obiettivo che appunto non sia Edin Dzeko, ma un profilo probabilmente molto simile. Quindi questa è la notizia penso più importante per il momento per quanto riguarda il calciomercato, perché si è chiusa questa trattativa che è stata molto lunga, è durata praticamente 2-3 mesi dall'inizio del calciomercato. E si è chiusa con il rinnovo a sorpresa di Edin Dzeko. Altra notizia molto importante, sempre in casa Roma, è il passaggio ufficiale di Nzonzi al Galatasaray, ma tra l'altro l'aveva annunciato il calciatore sui propri social. Adesso è arrivata invece la nota ufficiale del club giallorosso che ha specificato che Nzonzi passerà in prestito al Galatasaray. Altra notizia molto importante, sempre in ottica mercato, è quella del passaggio di Coutinho in prestito dal Barcellona al Bayern Monaco. Parliamo di un prestito oneroso fissato a 20 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 120 milioni di euro per un'operazione totale di 140, quasi 150 milioni di euro. Coutinho che era finito nel mirino del Paris Saint-Germain, il Barça voleva addirittura utilizzare il cartellino del calciatore per avvicinarsi a Neymar, ma il Paris Saint-Germain aveva bloccato l'affare perché appunto chiedeva soltanto cash per Neymar, ma non contropartite. Allo stesso tempo però era interessata al calciatore qualora Neymar fosse andato al Barça o qualche altra squadra. Paris Saint-Germain che come sapete è interessatissima anche a Dybala, ma l'affare di Dybala non si è ancora sbloccato. Però c'è una notizia importante che potrebbe condizionare il mercato in questo momento, però nulla di allarmante. O meglio, le trattative in questo momento hanno subito una brusca frenata per alcuni motivi. Innanzitutto Hazard si è fatto male, cioè, parliamo di una lesione al quadricipite, quindi non sappiamo ancora i tempi di recupero che verranno svelati penso nelle prossime ore. Inoltre c'è stato anche lì, c'è ovviamente anche l'infortunio di Asensio, che in questo momento hanno costretto anche Zidane a convocare James Rodriguez per la prossima partita contro il Celta, la prossima partita di Liga del Real Madrid. Questa notizia ovviamente è importante perché fa capire che in un certo senso Zidane si è accontentato del ragazzo, ma il suo intento era quello di era sempre quello di mandarlo via, quindi di cederlo, e non rientra tuttora nei piani di Zidane, che appunto è stato, tra virgolette, costretto
anche dal pressing della società, ma dalla pressione della società, ma anche dal fatto che ci sono due infortunati e che quindi vanno sostituiti. Ovviamente la notizia, tra virgolette, brutta, ciò che brusca, ciò che veramente fa frenare la trattativa è che Florentino Perez non accetta in questo momento nessuna modalità di prestito. Vuole i soldi che ha chiesto al Napoli per James Rodriguez, tutti cash per un acquisto a titolo definitivo. Adesso il Napoli deve capire come muoversi. Soprattutto il Napoli sa benissimo che in questi mesi si è esposto tantissimo, si è esposto molto Ancelotti, si è esposta la squadra, si è esposto il presidente. Adesso passa tutto nelle mani del Napoli. Quindi questo è un po' l'aggiornamento sulla questione James Rodriguez. Trattativa lunga come quella di Edin Dzeko, che però rischia anche questa di sfumare a causa di piccoli intoppi che potrebbero forse anche essere risolti molto facilmente. Queste quindi sono le notizie per oggi, questi sono gli aggiornamenti più importanti per oggi. Noi ci vediamo domani sempre al solito orario. Nel frattempo però vi invito a lasciare un like, un commento, ad iscrivervi al nostro canale YouTube ed attivare le notifiche per rimanere aggiornati sulle ultime novità di mercato. Vi invito a lasciare un like alla nostra pagina Facebook, a seguirci su Twitter, Instagram e su Telegram, dove riporteremo articolo per articolo. Noi però ci vediamo domani, sempre in mia compagnia e anche del nostro carissimo Conte Vlad. Se volete ottenere il 75% di sconto per Amazon Prime, Netflix, Apple Music, Spotify e tanto altro, ed avere anche 2,50 € in regalo, cliccate sul link di Together Price in descrizione.